Beh, cerchiamo di sgravare un po' i centri antiviolenza dalla burocrazia, intanto con l'istituzione di un albo in cui i centri potranno iscriversi dopo aver dimostrato l'attività che svolgono evidentemente e non saranno costretti, come sono costretti oggi, ogni anno a ripresentare progetti e a ridimostrare di operare sul territorio, per cui un grande vantaggio in termini di tempo burocratici, di fatica di tutti questi operatori che quotidianamente già fanno una grossa fatica a prendere in carico le donne vittime di violenza. Un piano triennale e dunque non fondi erogati ogni anno, come dire, sulla base della sensibilità del Consiglio regionale della Regione, ma un piano triennale che consenta di avere la certezza dei fondi, che abbia molti fondi in più, cosa di cui mi sono fatta carico io finora, aumentando in ogni legge di bilancio di 150.000 euro la capienza. Con questa legge la capienza l'abbiamo aumentata e diamo la certezza che ogni tre anni ci sarà, per tre anni ci sarà quella capienza. Il patrocinio legale, la legge oggi prevede il patrocinio sul penale e quindi la possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito soltanto per le cause penali, lo abbiamo inserito anche per le cause civili, perché magari le donne hanno necessità anche di un supporto economico per separarsi, per divorziare, per cui tante piccole, ma che in realtà non sono piccole perché sono tante piccole modifiche che cambiano la vita sia dei centri che delle donne. Ci tengo a precisare che questa legge è frutto di un lungo percorso di ascolto, di collaborazione con i centri antiviolenza e l'ascolto continua. Anche oggi abbiamo riletto il testo licenziato dalla Commissione e stiamo ancora cercando di apportare tutte le modifiche necessarie per renderlo il miglior testo possibile, che approderà martedì in Commissione e che sono certa troverà, diciamo, un voto all'unanimità, visto che ormai quotidianamente siamo costretti a sentire dei fatti di cronaca orribili nei confronti delle donne, per cui siamo molto soddisfatti e continuiamo a lavorare.